Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo come di consueto con il bollettino odierno dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono infatti 3.570 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 2.225 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 12,03%. Per 108 i decessi recenti, l'incremento più alto registrato in un solo giorno negli ultimi 9 mesi e in particolare dallo scorso 27 aprile ad oggi. Aumentano ancora i ricoveri, soprattutto nelle terapie intensive, che tornano ai numeri di 9 mesi fa. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 2 mesi e 100 anni. Il dato, gli attualmente positivi sono 62.927. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, 350 pazienti più 1 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica e 41 più 4 rispetto a ieri in terapia intensiva. Vediamo gli aggiornamenti provincia per provincia: 657 casi in più in provincia dell'Aquila, 1097 in provincia di Chieti in più rispetto a ieri, 817 in provincia di Pescara, 856 in provincia di Teramo, 52 per persone che provengono da fuori regione. Alla luce dell'aggiornamento odierno, il tasso di occupazione dei posti letto in Abruzzo sale al 23%, con un più 3% per le terapie intensive, e resta al 26% per l'area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20% e del 30%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti è 2.230, la soglia limite, lo ricordiamo, è 150. A pochi giorni dal passaggio in zona gialla, avvenuto lunedì, 2 parametri su 3, terapie intensive e incidenza, sono da zona arancione. Ma e allora andiamo in diretta a Pescara da Paolo Renzetti, a cui do la buona serata, che saluto e che ringrazio. Ma come leggiamo anche nel nostro titolo, Paolo, la cabina di regia regionale confermerà di fatto che l'Abruzzo trascorrerà la prossima settimana ancora in zona gialla, anche se, come rilevato dai numeri, siamo davvero ad un passo dal cambio di colorazione. Buonasera a te. Esattamente, Jacopo, buonasera a te, ai nostri telespettatori. Siamo qui in diretta dalla sede dell'assessorato regionale alla sanità di Pescara in via Conte di Ruvo. Proprio nella sala di fronte alla nostra postazione è iniziato da pochi minuti l'incontro, l'unità di crisi della regione Abruzzo, per fare il punto della situazione proprio sulla pandemia. Presidente della regione Marco Marsiglio, che è arrivato pochi minuti fa, preceduto dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. Ci sono i vertici ovviamente delle ASL abruzzesi, si sta affrontando ovviamente il tema caldo dei numeri che, come dicevi giustamente tu da studio, vedono la regione Abruzzo davvero ad un passo dalla zona arancione. Ma possiamo anticipare la notizia che ovviamente avevi anche detto tu: l'Abruzzo resta in zona gialla, dunque non sono previste novità clamorose dall'unità di crisi, che dovrebbe concludersi tra poco più di un'ora. Prevista ovviamente la zona gialla per la nostra regione anche nella prossima settimana, probabilmente per i prossimi 10 giorni, ma chiaramente c'è preoccupazione per quelli che sono i numeri, soprattutto i numeri che riguardano i ricoveri in terapia intensiva. Si sta facendo il punto proprio in questi minuti durante l'unità di crisi anche di quelli che sono stati gli screening nelle scuole della nostra regione la scorsa settimana, e si sta guardando anche a quello che potrà accadere nei prossimi giorni. Ovviamente l'augurio è che, lo diceva anche ieri ai nostri microfoni l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, una volta arrivato il picco possa iniziare la decrescita del numero dei positivi e soprattutto possa iniziare a diminuire il numero dei ricoverati, perché negli ospedali abruzzesi la situazione è veramente molto molto difficile, in particolare all'ospedale civile Santo Spirito di Pescara. Ma lo ripetiamo a beneficio dei nostri telespettatori, la notizia è praticamente ufficiale: l'Abruzzo resta in zona gialla,
nel corso della terza edizione. Ovviamente vi proporremo il servizio con l'intervista al Presidente della Regione, Marco Marsiglio. Se non ci sono domande, Jacopo da Pescara, in linea, che può tornare allo studio. No, Paolo, ti lascio solo con un dato che è relativo ad oggi, ma in generale all'ultima settimana, perché sono in aumento le prime dosi di vaccino somministrate agli over 50, che sono triplicate, seguendo un po' il trend anche nel resto del paese. Tra il 7 e il 13 gennaio sono state 2.881 contro le 750 dei 7 giorni precedenti. Crescono anche le somministrazioni ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. In una settimana sono state oltre 5.300. Il totale sale così a 13.899 dosi, pari al 18,2% della platea composta da oltre 76.000 bambini. Salgono inoltre a 552.000 le dosi booster già somministrate, pari al 46,4% della platea over 12. Nell'ultima settimana, per concludere, in Abruzzo sono state somministrate oltre 104.819 per la precisione dosi, con una media di quasi 15.000 somministrazioni al giorno. E se oggi con ogni probabilità parliamo ancora per qualche giorno, e ci auguriamo più la possibile, di zona gialla, lo si deve anche alla questione vaccinale e all'incremento delle vaccinazioni, che saranno tema evidentemente anche nell'intervista al Presidente della Regione Abruzzo. Grazie Paolo, ovviamente dovessi avere qualche ospite, interrompici. Grazie a Paolo Renzetti, che ha parlato certo anche nel suo collegamento di scuola. La CISL Scuola infatti lancia l'allarme sul numero di positivi proprio negli edifici scolastici. Critiche sono arrivate per il metodo con cui sono state gestite le campagne di screening. Segretario, voi avete parlato in questi giorni dell'esplosione di casi Covid nella scuola abruzzese, situazione che voi ritenete sicuramente difficile. Sì, è una situazione difficile. Abbiamo detto che lo screening andava avviato per tempo, prima del rientro. Sebbene le intenzioni sono state positive, perché c'è stato questo ritardo però solo di 2 giorni, i risultati si sono visti. Appena il 60% ha partecipato, molti disincentivati dall'organizzazione. Ore e ore di attesa, soprattutto per i bambini più piccoli, che necessariamente andavano accompagnati, quindi file chilometriche, ore di attesa. Un tempo troppo stretto. Se si fosse fatto lo screening in maniera diversa, con più tempo, con una migliore organizzazione, probabilmente il livello di sicurezza assicurato sarebbe stato maggiore e avrebbe convinto tanti al rientro a scuola, perché lunedì 10 a scuola i ragazzi non c'erano. Voi sostenete che bisognava riaprire le scuole forse una settimana dopo, due? Sì, il tempo strettamente necessario per fare una reale campagna di screening per trovare i positivi asintomatici, perché poi il problema grosso è stato questo. Abbiamo un picco enorme di contagio. Se in presenza, in passato abbiamo parlato di ondate, adesso siamo davanti a uno tsunami di contagi. Ci sono anche diversi insegnanti, personale scolastico a casa a causa Covid. Sì, fortunatamente la copertura delle vaccinazioni è stata relativamente buona, però appunto il picco di contagio ha coinvolto anche il personale, quindi tanti sono a casa con la malattia. Quindi in questa situazione la seconda parte dell'anno scolastico come si prospetta, Desiati? Ovviamente si prospetta con carattere forte di discontinuità, perché man mano la popolazione scolastica e i lavoratori saranno interessati dal contagio. Le norme di precauzione nella scuola vengono rispettate, ma esiste sempre il problema del tempo prima dell'entrata, del tempo successivo all'uscita, dei trasporti scolastici. In quelle condizioni non c'è alcuna prevenzione. E la pandemia Covid ha acuito il consumo di droghe, soprattutto tra i più giovani. Ieri la giunta regionale abruzzese ha approvato, su proposta dell'assessore Veri, un nuovo protocollo per facilitare lo scambio di informazioni tra enti, così da monitorare la diffusione di sostanze illegali. Giuseppe Dintino.
Ansia, stress, depressione, isolamento. Gli ultimi 2 anni, di cui il primo trascorso per lo più tra le mura di casa, ci hanno costretto a fare i conti con la fragilità della nostra psiche. Tra paura del virus, incertezza e solitudine, i numeri parlano chiaro. La pandemia ha incrementato il consumo di droghe, soprattutto tra i giovani. Il lockdown non ha danneggiato il narcotraffico. Oggi acquistare stupefacenti online è semplicissimo ed anche comodo, perché così sono recapitati direttamente tra la posta. Secondo il rapporto ESPAD del CNR, nel 2019, ultimo dato disponibile, i ricoveri per cause correlate all'uso di droghe in Abruzzo sono stati 187 nella fascia di popolazione degli under 34. Si tratta di un'incidenza di 44,2 ogni 100.000 abitanti, di cui oltre il 73% di sesso maschile. Nello stesso anno, un abruzzese su 3 tra i 15 e i 19 anni ha ammesso di aver provato almeno una volta una sostanza illegale, al di là che si trattasse di oppiacei, allucinogeni, cocaina o cannabis. La Giunta regionale ieri ha approvato, su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Verì, un nuovo protocollo per reprimere questi fenomeni. Non si tratta di un finanziamento volto a incrementare il supporto psicologico o a combattere le dipendenze, quanto piuttosto di un'intensificazione di scambio di informazioni, nei limiti della privacy, tra forze dell'ordine, sanità, scuola, famiglie e mondo dello sport. La notizia arriva nello stesso giorno in cui a Roma, tramite decreto interministeriale tra i dicasteri della salute, dell'agricoltura e della transizione ecologica, la cannabis cosiddetta light, ovvero senza principio attivo, è stata dichiarata sostanzialmente illegale. Vi sono però sostanze che, benché assolutamente legali, sono ben lungi dall'essere non nocive o dal non creare dipendenza. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia nel 2019 sono finite al pronto soccorso per aver bevuto troppo 4.723 minorenni. L'anno successivo, poi, allo scoppiare della pandemia, il consumo di alcol è aumentato del 446%, del 209% nella fascia d'età tra i 18 e i 24 anni. Secondo il 33° rapporto Eurispes, inoltre, un italiano su 5 soffre di disturbi legati alla depressione. Ciò ha portato, come riferisce Iqvia, la multinazionale che analizza i numeri delle case farmaceutiche, ad un incremento del consumo di psicofarmaci. Nel periodo da gennaio a settembre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, il consumo di antidepressivi è cresciuto del 2,5%, mentre i farmaci per insonnia e ansia hanno registrato un boom del 24%. Cambiamo decisamente argomento. Diverse voci negli ultimi giorni parlano di una crisi in seno alla maggioranza del Comune di Chieti. A smentire il tutto però sono gli stessi protagonisti, Paolo De Cesare del Polo Civico Teatino da una parte ed Enrico Iacobitti dall'altra, che dicono: lavoriamo per far crescere questa città. Stefano Recanati. Nessun litigio e nessun rimpasto di giunta a Chieti. Dunque rientrato, almeno per il momento, la possibilità di vedere Manuel Pantalone e Paolo De Cesare lontani dall'attuale maggioranza. La conferma arriva dallo stesso vice sindaco e leader del Polo Civico Teatino, per cui gli impegni presi con la cittadinanza 1 anno e mezzo fa vanno mantenuti, soprattutto in questo momento storico in cui le risorse derivanti dal PNRR saranno fondamentali per la ripartenza post-Covid. No, sono voci di chi si diverte a giocare a nascondino, direi. Credo che le elezioni a Chieti sia inequivocabile che le abbia vinte non il centrosinistra, ma il centrosinistra con il Polo Civico Teatino, che è quello che io mi onoro di rappresentare. Magari, ecco, se c'è stato e se c'è qualche problema ordinario di amministrazione, lo si chiarisce, ci si confronta nei tavoli preposti, nei tavoli politici, perché indubbiamente ci possono essere anche diversità di visioni e di approcci alla macchina amministrativa, ma lo sono sempre nell'interesse della città e dell'amministrazione. Alcune vedute differenti su nomine di dirigenti, ma non solo. Vedi le recenti elezioni provinciali alla base di alcune discussioni accese tra il Polo Civico e il centrosinistra, che a sua volta smentisce di aver intavolato discorsi con il gruppo dell'ex candidato sindaco Di Orio. Se ne saprà di più a seguito di un incontro di maggioranza che sarà convocato da qui a breve dal segretario cittadino del Partito Democratico Enrico Iacobitti. Ed evidentemente
certamente su quel tavolo politico, qualora ci saranno delle necessità, saremo disponibili anche a delle valutazioni, ma nell'interesse, ripeto, anche della città e non evidentemente per la necessità, non so esattamente di chi, di volere ridiscutere di poltrone o di nuove, diciamo così, posizioni. L'amministrazione comunale di Pescara ha notevolmente alzato le sanzioni per chi abbandona rifiuti. Si tratta di un deterrente, spiegano il presidente della Commissione Ambiente Petrelli e l'assessore Del Trecco. Multe salatissime per chi sporca la città. L'amministrazione comunale di Pescara ha rivisto i regolamenti del testo unico ambientale, rendendo assai più severe le sanzioni pecuniarie. In particolare la multa per abbandono di rifiuti in strada, su marciapiede o in qualunque area, passa dall'attuale massimo di 250 euro a quello di 3.000 euro, che diventa di 26.000 euro in caso di rifiuti speciali o pericolosi. Buttare una cartaccia o una cicca di sigaretta a terra, oppure non raccogliere le deiezioni del proprio cane, costerà almeno 500 euro invece degli attuali 25. A controllare saranno i 4 ausiliari ambientali e la polizia municipale e a breve, fanno sapere dal comune, verrà ulteriormente aumentato il numero di telecamere in città. Purtroppo continuiamo a vivere con la piaga dell'inciviltà, hanno dichiarato in un comunicato stampa il presidente della Commissione Ambiente, Ivo Petrelli, e l'assessore Isabella Del Trecco. Piaga che, secondo le sin troppe facili previsioni, proseguirà fino a quando avremo un solo cassonetto stradale lungo le nostre vie. L'amministrazione infatti sta ampliando il servizio porta a porta di raccolta dei rifiuti. Dal 24 gennaio riguarderà l'intero quartiere Colli, residenti e attività commerciali, e ogni bidone stradale sparirà. Entro il 2022 poi la raccolta capillare avanzerà nelle vie del centro, mentre si predispongono nuove campagne informative rivolte ai cittadini. La pedonalizzazione di Piazza Dante a Teramo si concretizzerà secondo il progetto iniziale deciso dall'allora Giunta Chiodi. I commercianti della zona temono per una diminuzione degli affari in centro storico, ma il sindaco D'Alberto assicura che tutto avverrà gradualmente e senza disagi per le attività commerciali. Tania Bonnici Castelli. Se l'amministrazione dell'ex sindaco di Teramo Gianni Chiodi decise per lo sventramento di Piazza Dante, luogo simbolo della città capoluogo, a favore di un parcheggio sotterraneo, lo fece per favorire l'afflusso di gente in centro storico. Un sacrificio enorme dal punto di vista urbanistico, mai particolarmente apprezzato dalla cittadinanza, ma che aveva quantomeno lo scopo di rendere pedonale il piano raso della piazza e restituirlo alle attività ludiche e culturali. Sono passati 12 anni da allora e solo recentemente il Comune di Teramo è riuscito ad ottenere la liberazione degli stalli a raso, gestiti fino ad oggi dalla ditta costruttrice dei parcheggi sotterranei. Una pedonalizzazione totale prevista dal progetto iniziale che sarebbe dovuta avvenire tanto tempo fa, ma che adesso fa paura ai commercianti della zona. Siamo tutti d'accordo, commercianti di Piazza Dante, via Carducci, zone limitrofe, che via Carducci, Piazza Dante sono il gateway del commercio, del corso e di tutte queste zone centrali. E allora qual è la vostra proposta? Lasciare i parcheggi in Piazza Dante, a eccezione di quelli davanti ai 16-17 stalli di fronte al liceo classico, lasciare i parcheggi davanti alla Regina Margherita, oppure toglierli, ma a patto che venga riaperto la Regina Margherita come spazio fruibile. Per il sindaco D'Alberto la riqualificazione di Piazza Dante rappresenta un tassello importante della Teramo del 2026. Ci sarà gradualità nella pedonalizzazione. Il commercio del centro storico non subirà scossoni. Dobbiamo muoverci assolutamente nell'ottica della gradualità. Noi ereditiamo, lo sappiamo bene, insomma, un progetto che prevedeva prima, non con questa amministrazione, la rimozione, la sostituzione dei parcheggi sul piano a raso. Oggi ci siamo ripresi il controllo amministrativo della piazza, un risultato straordinario dopo tanti anni in cui è stata lasciata all'abbandono, è stata sventrata. Adesso governiamo questo processo nell'ottica della gradualità, quindi una riqualificazione della piazza, come ho detto ieri ai commercianti, con una conservazione di una quota di parcheggi, soprattutto in questa fase, in questo periodo, vedremo quale sarà il punto di incontro sulla base di una progettualità e intanto ogni stallo che dovesse essere ridotto
già dai primi che abbiamo previsto, sostituito con delle soste, con delle misure compensative di sosta nelle aree e zone limitrofe. Pensiamo ai Tigli, su cui stiamo lavorando per recuperare gli stalli, un parcheggio a rotazione in centro storico per facilitare ovviamente anche la rotazione e quindi il ricambio. Abbiamo già avviato l'interlocuzione per l'area adiacente all'ex UTAP, quindi il punto d'incontro potrà essere sicuramente una riqualificazione, una rimodulazione che oggi governiamo noi con il concessionario per arrivare a una soluzione mista che consentirà di restituire dignità alla piazza senza perdere una quota di parcheggi. Primi 100 giorni di governo per la giunta Di Clemente a San Giovanni Teatino. Il sindaco rivendica i primi atti amministrativi e i primi obiettivi raggiunti. La questione del tracciato ferroviario resta prioritaria. Posso dire che è un traguardo, dicevo prima, importante, perché veramente in questi 100 giorni abbiamo toccati tanti settori utili per il territorio, da quello che è l'ambiente, da quello che è il sociale, quindi parliamo di inaugurazione di parchi, parliamo di appalti assegnati dopo aver giustamente portato avanti delle serie gare che permettono oggi di mettere in sicurezza molte zone di San Giovanni Alta, in primis San Giovanni Alta. Quindi dicevo, 100 giorni con progetti di inclusione, quindi parliamo di sociale, parliamo di dare una uguaglianza a quelli che sono oggi i cittadini come tutto il mondo, cioè quello di pensare a tutti e non scordarsi di nessuno. Quindi ripeto, un bilancio positivo, un bilancio che mi porta oggi a descrivere oltre 40 punti, ripeto, dove andiamo a parlare di tutto, ma non di tutto solo a chiacchiere, ma di tutto con i fatti. Quindi il mio invito è quello di seguirci, quello di veramente avere fiducia in noi, perché oltre a questi 100 giorni ne vogliamo fare molti altri, come così siamo stati designati per fare, e dare sempre gioia e dare sempre sorriso al nostro paese. Un paese che merita, un paese che deve avere veramente tanto, perché dobbiamo far valere quello che è la nostra zona e il nostro territorio. Siamo una cerniera importante tra Chieti e Pescara, una cerniera che deve essere ancora di più e sempre più valorizzata, perché veramente meritiamo questo, meritiamo di avere quello che veramente siamo. Tra il programma di questi giorni c'è stato anche un proseguo a quello che è stato già l'attività portata avanti negli anni precedenti, il discorso della ferrovia, un discorso molto importante, un discorso che ci sta portando a dei tavoli unitamente ad altri comuni limitrofi, parlo di Chieti, Manoppello e altri, per dare a San Giovanni Teatino una risposta positiva e non un progetto che oggi andrebbe a tagliare e a rovinare il nostro territorio. Quindi ripeto, potrei dire tanto, il tempo ne ho poco, ma io vi dico solo che abbiamo volontà, abbiamo voglia di fare e faremo veramente tutto quello che sarà possibile, e mi auguro veramente di raggiungere un traguardo positivo per il Paese. Si è tenuto ieri pomeriggio il primo incontro all'interno della maggioranza sul raddoppio ferroviario della linea Roma-Pescara. Primi pareri assolutamente positivi, ma il progetto, dicono dall'amministrazione, sarà discusso insieme ai cittadini e alle altre città coinvolte. La città di Chieti non è contraria al progetto. Questo in estrema sintesi quanto venuto fuori dalla prima giunta politica dedicata all'analisi del piano di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara. Si tratterebbe, secondo l'amministrazione, di un'opportunità fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e infrastrutturale della città, anche perché gli interventi verrebbero finanziati dalle risorse del PNRR. Il cronoprogramma dei lavori di avvicinamento sono stati raggruppati su tre livelli, come conferma il presidente del consiglio comunale della città teatina, Luigi Febo. Una è quella proprio tecnica che sta facendo gli uffici, che stanno portando avanti gli uffici sull'analisi tecnica del tracciato, eventuali interferenze. L'altro invece è l'ascolto con i cittadini rispetto a queste emergenze che sono chiare e evidenti, le interferenze che ci sono. E il terzo punto, ancora più importante, è quello di un colloquio con RFI e con i comuni vicinori, San Giovanni e Manoppello, perché noi crediamo che questo sia un'occasione importante per la città, ascoltando le esigenze, le giuste esigenze dei cittadini, ma è un'opera infrastrutturale importante e nell'ottica di migliorare la sicurezza e anche rispetto all'ambiente. Il primo passo è quello di incontrare pubblicamente, anche attraverso un consiglio comunale straordinario, l'amministratore delegato di RFI, affinché quest'opera si realizzi nel modo più indolore possibile, studiando soluzioni alternative per i tratti più impattanti, sia dal punto di vista antropico che economico, geologico, nonché ambientale, vista la presenza del fiume. Sport adesso. Anche oggi il Pescara svolgerà una seduta di allenamento allo stadio Ughetto Di Febbo di Silvi. Tra le necessità di mercato c'è anche quella di una cessione di un portiere tra Jacobucci e Di Gennaro, con il baby sorrentino che oramai
il titolare designato del ruolo, Andrea Costantini. Anche la situazione portieri in casa Pescara potrebbe avere una soluzione nella parte finale del calciomercato. Uno tra Alessandro Iacobucci e Raffaele Di Gennaro in teoria lascerà la società biancazzurra. Se dovesse essere Iacobucci, l'ex portiere di Entella e Frosinone avrebbe chiuso con una sola partita all'attivo, proprio l'ultima, prima della sosta ad Ancona, una breve parentesi con la squadra della sua città, il coronamento di un sogno comunque per uno che da ragazzo frequentava la Curva Nord. Se dovesse essere Di Gennaro, l'ipotesi al momento più plausibile, saprebbe di beffa per un giocatore che è stato tra i migliori per rendimento nella prima parte della stagione fino al giorno dell'infortunio. Ed è proprio la gara della 12ª giornata tra Pescara ed Olbia dello scorso 31 ottobre la sliding door delle gerarchie tra i pali. Una uscita provvidenziale di Di Gennaro evita la capitolazione al Pescara a pochi minuti dalla fine sul risultato di 0-0. Un'azione provvidenziale visto che poco dopo Drudi segnerà il gol partita, ma che costa al portiere la frattura della clavicola. Il baby sorrentino, che aveva già impressionato in alcune amichevoli estive, diventa titolare. Di Gennaro si opera e inizia la riabilitazione. Il Pescara si cautela con lo svincolato Iacobucci. La linea più verde della società, ora che il primo posto è svanito, oltre che le indubbie capacità, hanno reso sorrentino il titolare e per Di Gennaro una beffa doppia, tanto da diventare il potenziale sacrificabile dopo due mesi da assoluto protagonista. Resta però da capire quali saranno le dinamiche di mercato sul 28enne scuola Inter. Sovente perseguitato dagli infortuni, eventuali club possono avanzare dubbi sul pieno recupero dopo la convalescenza. D'altro canto, Iacobucci è nel pieno delle sue forze e ad Ancona ha giocato una buona gara. Entrambi hanno il contratto fino al prossimo giugno. Intanto, partito Radaelli, il preparatore dei portieri Luca Aprile si prende cura, oltre che di Sorrentino e Iacobucci, anche del 2004 Simone Servalli della Primavera, arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dalle giovanili dell'Albino Leffe. Andiamo in casa Teramo adesso. La conferenza stampa di ieri di Massimo Chierchi ha diradato le nubi intorno al futuro del Diavolo, che può terminare senza patemi la stagione. In difesa vicino Kodromaz del Piacenza, così come l'attaccante D'Andrea della Salernitana. Lunedì invece sarà il giorno dell'ufficialità di Jacopo Surricchio alla Roma. Se oggi si palesasse una nuova società che può garantire, visto la nostra situazione, che può garantire un futuro migliore al Teramo, per il bene del Teramo faremo anche un passo indietro. Nessuna resa, ma apertura a forze del territorio che possano assicurare un futuro migliore al Teramo. I cardini della conferenza stampa di Massimo Chierchi di ieri sono due: l'importanza capitale che hanno i fondi sbloccati dal Tribunale, che permetteranno di concludere serenamente una stagione sportiva che adesso deve dare risposte sul campo, e appunto la apertura al territorio. Chi si aspettava situazioni diverse si è deluso, mi dispiace, ma oggi stiamo garantendo quello che è stato sempre criticato, la sopravvivenza del Teramo Calcio. Sul mercato c'è fiducia per l'arrivo in attacco di Filippo D'Andrea. No, D'Andrea è solo un problema della nuova Salernitana, quindi della nuova società che ancora non si capisce chi deve dare l'ok per fare le uscite. È bloccata, penso, dal trusty, da queste cose, ancora non è. Rimane l'obiettivo. D'Andrea, se non ci sono cose particolari, sarà un giocatore del Teramo nei prossimi giorni. Per il resto altri introiti dovrebbero arrivare dalla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto di Surricchio alla Roma, che sarà ufficiale lunedì. Accordo fino a giugno con la possibilità per i giallorossi di riscattare il giovane classe 2006. Ma adesso quello che conta è aver messo in sicurezza l'annata. Con Mignanelli c'è un discorso aperto, altri profili si valutano, ma secondo Chierchia la rosa è già stata rinforzata. È la logica del miglioramento della squadra, si può continuare anche a fare come stiamo facendo, perché secondo me già abbiamo migliorato la squadra. Entro nell'argomento, al momento sono stati acquisiti 5 calciatori dal Teramo Calcio, perché oltre ai 3 appena arrivati, io ricordo sempre il portiere Perucchini e Pinto. Questo non vuol dire che a fronte di qualche buona occasione il Teramo se la lascerà sfuggire. Ovviamente il Teramo Calcio ha bisogno di rinforzi, come ho detto nel discorso precedente, farò insieme allo staff e tutto quanto quello che è possibile per migliorare questa squadra. Quello che è certo è che adesso la dirigenza pretende un cambio di rotta già a partire dal match di sabato prossimo contro la Vispesaro. Sono state fatte prese tutte le misure che la società riteneva opportuno fare.
e ho invitato chiunque abbia un atteggiamento diverso a lasciare il Teramo. Chiunque non ha voglia di stare a Teramo può andare via senza nessun problema. Serie D adesso, amichevole a porte chiuse ieri per il Chieti a Penne. I neroverdi sono imposti 1-3 con le reti di Fabrizi, Mele e Paletta. Al termine dell'allenamento congiunto, l'allenatore dei neroverdi Alessandro Lucarelli ha parlato del momento della squadra e della voglia di disputare una seconda parte di stagione migliore della prima. È un piacere ritrovare dopo alcuni mesi mister Lucarelli ai nostri microfoni. Puoi fare tutti gli scongiuri che vuoi, il Covid vi è ancora lontani e questo vi dà la possibilità di prepararvi al meglio per la ripresa del campionato. Sì, dobbiamo essere bravi a sfruttare questo e approfittare di questo periodo di sosta per sistemare le cose, per recuperare tutti gli infortunati, quello che stiamo facendo, riprendere la condizione chi in questo era arrivava da un periodo di un infortunio e quindi ha la possibilità di sistemare la propria condizione fisica e di far integrare i nuovi, perché sono arrivati Orlando, tempo fa è arrivato anche Bruno il Quasi, e stiamo aspettando altri due calciatori che a breve, credo la società mi ha confermato, dovrebbero arrivare e per completare il gruppo squadra e quindi riaffrontare l'ultima di campionato e poi partire per il giro di ritorno, che dobbiamo assolutamente cercare di fare di più di quello che abbiamo fatto nel giro di andata. Ecco, ci proviamo, arriveranno dei difensori visto che nell'ultimo periodo di campionato c'erano stati alcuni problemi in quel reparto? Sì, ci sono stati soprattutto una serie di infortuni che ci hanno un pochettino penalizzato, però adesso dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare, ecco, sì, arriverà sicuramente un difensore, un altro centrocampista che andrà a riempire ancora di più la rosa, perché sono usciti diversi calciatori, però la società sta lavorando in questa direzione, sta cercando di accontentarmi per cercare di creare un gruppo squadra che ci porti alla salvezza, l'obiettivo che noi dobbiamo assolutamente raggiungere. Quale sarà il futuro, visto che comunque il 2022 è anche l'anno del centenario per il Chieti e sicuramente i tifosi si aspettano qualcosa di importante da questa squadra? Ma noi sicuramente l'obiettivo è quello di cominciare subito con le Reganatese, di fare una grande partita, perché è vero che affrontiamo la prima della classe, ma noi dobbiamo pensare a fare punti anche con loro, perché bisogna entrare con questa mentalità all'inizio del campionato. E noi stiamo lavorando forte, stiamo lavorando bene, stiamo cercando di dare il massimo, di farci trovare pronti appena inizierà il campionato. Non sappiamo ancora quando, perché fino adesso al 23 è possibile pure uno slittamento ulteriore, ma noi dobbiamo pensare solo a noi e lavorare come stiamo facendo adesso. Io del gruppo squadra in questo momento sono soddisfatto, perché sicuramente sono arrivati dei calciatori che hanno più esperienza, hanno più, diciamo, in questa categoria, ci possono dare più sostanza, e anche quelli che arriveranno, che adesso sono in prova, ma sicuramente la società farà di tutto per accontentare e cercare di riempire, come dicevo, la rosa. Noi saremo pronti per l'inizio del nuovo campionato, diciamo. Prima di chiudere, volley, bloccati i campionati nazionali di B e quelli regionali di C e D per due settimane, almeno per il momento. Si prosegue in A2 e in A3. In A2 pausa per turno della Sieco Ortona, che tornerà a giocare mercoledì 19 alle 20 a Castellana Grotte. Si tratta di un recupero. In A3 l'Abba Pineto sarà impegnata domani alle 20:30 sul campo del Prata di Pordenone, in attesa di recuperare il match interno col Belluno mercoledì 19 alle 20:30, e per questa partita c'è l'ufficialità. In A2 femminile invece è stata rinviata la partita tra Altino e Sassuolo. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. I contributi che avete visto potete trovarli on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.